Manculo, ben trovati a tutti, buongiorno, buon lunedì, buon inizio settimana a tutti quanti. Allora, siamo qui, ci troviamo qua per il video post Milan Fiorentina, il giorno dopo a freddo, leggermente più freschi. E niente, vi invito a lasciare like, campanella attiva, a sostenere il canale, ditemi sotto nei commenti, facciamo crescere questa community, lasciate il like perché vedo che le visualizzazioni non combaciano mai con i like. E se mi volete bene, vogliatemi bene, è gratuito, non costa niente, che vi costa. Allora, iniziamo, finalmente siamo giunti a questo momento, finalmente, io era meglio che non ci fosse, però purtroppo hanno deciso di fare questi cazzo di mondiali laggiù d'inverno e dobbiamo sottostare a queste regole. Si fermerà tutto, come sappiamo il nostro Milan andrà a fare una tournée a Dubai nel mese di dicembre con delle amichevoli, forse ci sarà anche qualche amichevole prima, non so, non sono aggiornato, poi mi aggiornerò, vediamo meglio. E niente, poi prima di iniziare vorrei anche vorrei le mie condoglianze a Stefano Pioli per il momento che sta vivendo in famiglia, che tralasciando il discorso tattico, squadre, amici, scelte tecniche, giocatori, panchina, comunque queste cose non sono belle e siamo tutti, anch'io mi stringo intorno a lui. E detto questo, allora, la Fiorentina sapevamo che sarebbe stata una partita complicata perché venivano da un periodo di forma con 5 vittorie consecutive, mi sembra 4 con un pareggio, insomma risultati utili consecutivi importanti. La squadra in palla, in forma, Conference League ha fatto la bella figura, è passata addirittura nel girone. La squadra che predilige un bel il palleggio e un bel gioco in verticale, e comunque sia ci hanno brigliato. Ieri ci hanno brigliato, forse per anche di merito nostro, che non eravamo in partita, che siamo cotti. Secondo me è più probabile il fatto che siamo cotti, ma anche magari che era stata preparata non tanto bene, però il compenso, cioè nel senso, però Fiorentina italiana aveva preparato veramente una partita con i fiocchi e contro fiocchi. Ci hanno messo sotto a centrocampo, non ci si è capito proprio una beata minchia quasi tutta la partita, a meno che quando sono entrati con le sostituzioni nel secondo tempo qualcosa siamo riusciti a smuovere. Non è che avessimo fatto progressi ipergalattici, però insomma qualcosa si è visto, qualche occasioncina l'abbiamo avuta, anche se pur soffrendo perché ci eravamo scoperti. Perché praticamente che è successo? Abbiamo preso la prima rete, ma già da prima loro ci costringevano col loro pressing alto e marcatura uomo sui nostri portatori di palla, sia Ismael che Tonali. Praticamente che succedeva? Ci costringevano a effettuare, non avendo sbocchi e nessuno venendo incontro, perché nessuno poi veniva a contraiutare il centrocampo, quello che io dico da tutto l'anno, eravamo costretti a cercare questi lanci, come dico io, a campare, i lanci lunghi della speranza. Ci è andata bene una volta con quell'imbeccata di Tomori dove Giroud poi ha fatto la spondina per Leao, è andato in porta, poi è iniziato tutto la prova in colore del nostro Milan. Però abbiamo resistito in qualche modo, alla meglio alla peggio siamo riusciti a tenere l'1-1 e addirittura poi con un bel colpo di culo finale, perché consentitemi, è stato proprio un bel botta di culo finale. Comunque anche merito noi che non moriamo mai e ci abbiamo creduto, perché se no quel pallone là dentro non ce lo buttavi se non ci credevi. Però con un pizzico di fortuna il rigore magari poteva anche esserci per la Fiorentina, è andata così. E per il resto, ecco, sulla rete non vedo il fallo di Rebic, anche perché era in anticipo, se in caso di Terracciano che ha abbracciato Rebic in uscita in ritardo, sentite bene quello che vi dico. E è andata così, 2 punti soffertissimi, segno che siamo arrivati corti, siamo arrivati stremati a questa sosta, e forse a noi ci potrà fare bene, vediamo,
vediamo un po' a gennaio come ricominceremo. Certo, ci sarà il tempo per riprogrammare tutto, lavorare sugli errori, sulla testa dei giocatori, sul fisico. Rientreranno assenze importanti da Calabria, Magnan, Salemaker, Ibra sembra che possa ritornare, anche se per poco minutaggio, però comunque uno che là davanti in tutti i finali, l'ultimo quarto d'ora ti può fare molto comodo, uno come Ibra. E niente, dobbiamo lavorare sul proseguo del campionato. L'importante era rimanere a meno 8 e non a farla allungare ancora di più, perché sarebbe stata complicata. Dietro arrivano, per ora abbiamo respinto sia la Juve che l'Inter, la Lazio è inciampata, la Roma un momento così e così, fino a che sì, e niente, dai, tutto sommato, ottavi di finale raggiunti. Poi farò un video anche sulla pagella della prima stagione del Milan e poi anche dei giocatori, farò due video con due pagelle diverse, smorzate il tempo. E niente, partita, detto, abbiamo lottato, imprecisi, eravamo scollati, lunghi, proprio sfilacciati tra reparti, non riusciamo a stare corti. È una cosa che l'anno scorso lo facevamo, quest'anno qualche volta al meglio, ma tante altre volte siamo stati una squadra troppo lunga, troppo che lasciava troppi spazi per le ripartenze avversarie e abbiamo sofferto tanto. In difesa abbiamo sofferto molto più del previsto. Il ritorno di Maignan sarà fondamentale per dare quel pizzico di sicurezza in più alla squadra. Comunque io ringrazio uguale Datalusano per quello fatto, perché anche ieri con due interventi, la rete con la deviazione è rapida, con gli altri due interventi insomma ha mantenuto l'1-1 e ci ha permesso poi con la rete 2-1 di trovare i tre punti. Comunque non sono soddisfatto, penso che tanti non siano soddisfatti sia di vincere così che vedere una squadra appannata così, però questo è il calcio, ci sono questi momenti, ci sono momenti che vanno, momenti che vengono, bisogna sfruttare le occasioni e da gennaio ragazzi ripartiamo. Ripeto, complimenti alla Fiorentina, per la partita, per il tipo di partita che è venuta a fare, per come gioca a calcio, sicuramente in questo momento molto meglio di noi, e ha fatta differenza magari la voglia di prendersi tre punti. Quello che ci è mancato a Cremona, la voglia dei tre punti, e l'abbiamo avuta ieri sera con un po' di pizzico di fortuna e magari qualche aiutino arbitrale, che a sto ciclo è toccato a noi. Comunque il Lazio se non fa cazzi sua, perché non possono venire a fare pulci a noi quando c'è chi ha detto che abbiamo vinto con un'autorete, quando c'è chi pomeriggio, anzi il turno di pranzo, ha vinto con due autoreti. Sicché ecco, via, su. Oh, se posso dire rigore posso dare ragione, ma cercare la tua rete quando l'hanno avute due, vabbè, allora guardatemi un po' a casa vostra. E niente, dai, ci vediamo prossimamente in questi giorni, vi invito a parte Tifosi Channel per le live del nostro gruppo, canale YouTube, facciamo le live sul mondo calcistico della Serie A e coppe e non solo, con forse anche un evento mondiale, e ci vediamo, dai, like e campanella attiva, ci vediamo, forza Milan, siamo secondi, dai, bene o male. Su, dai, vedi che tanto schifosi non siamo, no? Ciao!